Buongiorno ragazzi, benvenuti nella lezione a distanza di tecnologia. Oggi faremo un'esercitazione con le figure geometriche di base. Guardiamola. Ci occuperemo dell'esercitazione con le figure geometriche di base e ci occuperemo proprio del triangolo. Questo è il risultato. Un'esercitazione simile l'abbiamo fatta già a scuola. Puoi controllare la tavola numero 11. Prima di iniziare il lavoro, vi ricordo che il banco va tenuto pulito e libero. Devi fare la punta alla matita, procurarti una penna per il ripasso. Pulisci bene le squadre. Il foglio deve restare liscio e non stropicciato. Le linee vanno tracciate all'inizio sempre in modo sottile e nel disegno le linee sottili io le farò con la penna rossa. Bene, cominciamo. Allora, io faccio in rosso, ricordati le linee che devi fare sottile. Questa è la tavola 1, didattica a distanza, esercitazione con le figure geometriche, il triangolo. Cominciamo con l'uso contemporaneo delle squadre a fare una linea verticale ed una linea orizzontale. Queste sono le mediane, cioè partono dalla metà del lato e arrivano alla metà dell'altro lato. Se hai il foglio già squadrato, qui ci sono i puntini e quindi puoi unirli. Prendi adesso il compasso e aprilo, quindi fai un'apertura di 8 cm. Punta al centro e segui la circonferenza. Stiamo facendo adesso la costruzione del triangolo data la circonferenza. Quindi abbiamo trovato i punti A, B, C, D, intersezione della circonferenza con le mediane. Adesso prendiamo di nuovo il compasso, sempre con la stessa apertura, quindi 8 cm, puntiamo in C e facciamo l'arco. Questo arco individua i punti 1 e 2. Adesso prendiamo la penna, vai ad unire i punti 1 2 A con 1 e A con 2. In questo modo ottieni il triangolo equilatero. A questo punto dobbiamo disegnare le mediane di questo triangolo equilatero. La mediana di un triangolo è la retta che passa per uno dei suoi vertici ed il punto medio del lato opposto, cioè la metà. Quindi, per esempio, questa è la mediana perché comincia da uno dei suoi vertici A ed arriva alla metà del lato opposto. Adesso, per costruire la mediana che passa dal punto 1, noi prenderemo la squadretta e faremo in modo che la squadretta sia sia sul punto 1 che sul centro, in questo modo. Fatto questo, possiamo andare a fare la nostra mediana che parte dal vertice 1 ed arriva alla metà del lato opposto, in questo modo. La stessa cosa faremo dall'altro lato. Quindi, sempre con la squadretta, punto 2 deve andare al centro e arrivare alla metà del lato opposto. Abbiamo individuato così il punto 3, il punto 4 ed il punto 5. Con la penna andiamo ad unire i punti, quindi il punto 5 con il punto 4, il punto 5 con il punto 3, il punto 4 con il punto 3. Sempre con la penna andiamo a ripassare anche questa linea fino al centro, dal centro fino al 4 e dal centro fino al punto 3. Aspetta un po' che la penna si asciughi e poi cancella tutto. Il risultato è questo. Adesso, usando le matite colorate, colora uniformemente rispettando lo schema.
Bene, il lavoro è finito. Controlleremo in classe la tavola. A presto!